Meglio bonificare e risanare il sito inquinato della Caffaro o salvare un'autostrada privata come la Brebemi? A chiederselo, ironicamente, sono stati i rappresentanti bresciani del Movimento 5 Stelle alla Camera e il Senato, secondo i quali la bonifica di un'area inquinata che influenza la vita di 200.000 persone è decisamente più importante rispetto ad una strada vuota che non serve a nessuno, se non a far guadagnare chi l'ha costruita. Secondo i parlamentari a 5 Stelle, il ministro dell'Ambiente Galletti si è finalmente accorto che sulle bonifiche si gioca la credibilità verso i cittadini. Per questo ha stanziato un contributo di 2 milioni di euro per la bonifica del sito Caffaro. Meglio di niente, ma sicuramente non è la svolta. Cosa sono infatti 2 milioni di euro per la Caffaro contro i 349 milioni regalati ad imprenditori inconcludenti per la defiscalizzazione della Brebemi? Il problema fondamentale è che il caso della Caffaro di Brescia è un caso importante, è un caso di cui si parla ormai da anni, si parla di 25.000 persone che sono state contaminate da PCB, che è un cancerogeno che pare alla diossina, e un danno ambientale che è stato stimato dallo Stato per 1,5 miliardi. Stanziare 2 milioni di euro e vedere molti parlamentari che esultano per 2 milioni in un territorio dove una bonifica costerà svariati miliardi è una questione che fa veramente tristezza, fa molta tristezza nel momento in cui, tra le altre cose, cominciano e continuano ad essere finanziate per l'appunto opere come la Brebemi, che sono opere inutili. L'abbiamo visto in questi giorni, dal momento in cui un'autostrada che avrebbe dovuto in un qualche modo togliere del traffico all'A4 in realtà continua a rimanere vuota, con corsie vuote, con la mancanza di cartelli e indicazioni stradali, eppure essendo un'opera inutile, non essere stanziati soldi per una cosiddetta opera inutile, per l'appunto. Si parla addirittura di 349 milioni di euro di defiscalizzazione sulle tasse. Ciò vuol dire che è una mancata entrata, è un mancato introito, sono soldi che potevano entrare direttamente allo Stato e che per l'appunto potevano essere utilizzati quindi sul territorio proprio per situazioni come quella della Caffaro. Siamo per l'ennesima volta di fronte a un errore che viene fatto direttamente dagli amministratori, da chi ci governa, dove per l'appunto le priorità dimostrano di essere altre per loro. Mentre noi sono ormai anni che chiediamo che per l'appunto il caso della Caffaro in particolar modo, ma così come tanti altri casi di grandissimo impatto ambientale, come per esempio anche la questione del cromo esavalente, del cromo 6 nelle acque che abbiamo tutti i giorni, le bonifiche di alcuni territori in regione Lombardia che sono territori contaminati da vari inquinanti vengano risolte al più presto possibile.